Santa Maria, o Madre di Dio, prega per noi che siamo peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prega per noi che siamo pecchi tuoi. Ave, Ave Maria, Ave Madre d'amore, Ave, Ave Maria, Ave Madre d'amore. O Madre dell'arco, Madre di grazie, sia qui con te a pregare Gesù. Accetta, Maestra, la nostra preghiera, volgi su noi il tuo sguardo d'amore. Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa, affidiamo a te la nostra vita, a te che hai accolto con fedeltà assoluta la parola di Dio e ti sei dedicata al suo progetto di salvezza e di grazia, aderendo con totale docilità all'azione dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo di guardare all'indigenza dei tuoi figli, come hai fatto a Cana, quando ti sei presa a cuore la situazione di quella famiglia. Oggi l'indigenza più grande di questa tua famiglia è quella delle vocazioni presbiterali, diaconali. Raggiungi dunque con la tua onnipotenza, suppliche, il cuore di molti nostri fratelli, perché ascoltino, intendano, rispondano alla voce del Signore. Ripeti loro nel profondo della coscienza l'invito fatto ai servi di Cana: fate tutto quello che vi dirà. Nuovo con voi nel regno del Padre Dio.
Nessuno voglia escludersi dall'abbraccio del Padre. Nessuno si comporti come il fratello maggiore della parabola evangelica che si rifiuta di entrare in casa per fare festa. La gioia del perdono sia più forte e più grande di ogni risentimento. Così facendo, la sposa brillerà dinanzi agli occhi del mondo con quella bellezza e santità che provengono dalla grazia del Signore. La Chiesa è la culla in cui Maria depone Gesù e lo affida all'adorazione e alla contemplazione di tutti i popoli. Che attraverso l'unità della sposa possa risplendere ancora di più la gloria e la forza dell'Eucaristia, che essa celebra e conserva nel suo seno. Nel segno del pane e del vino consacrati, Cristo Gesù risorto e glorificato alla luce delle genti, rivela la continuità della sua incarnazione. Egli rimane vivo e vero in mezzo a noi per nutrire i credenti con il suo corpo e il suo sangue. Vieni Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Vieni a trasformare il mio cuore di pietra in un cuore di carne. Vieni a cambiare la mia vita, le mie abitudini, i miei pensieri, perché possa assomigliare di più a Maria, la tua sposa, e lei a Gesù, tuo dono eterno, per me e per ciascuno di loro. Piena di grazia, Signore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni in me con Maria, tua sposa, e opera grandi cose nella mia vita, per il bene dei miei fratelli e per la gloria di Dio. Plasmami, usami come vuoi tu e togli da me ogni resistenza, perché tu possa agire liberamente e compiere ancora in tutti noi miracoli di grazie. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lo Santo, vieni con i tuoi santi doni. Vieni con Maria, tua sposa, e uniscimi nell'amore della Santissima Trinità, perché con loro io viva ogni giorno il cielo sulla terra e con la fede, la speranza e la carità, testimoni al mondo che niente fa più felice che l'essere cristiani. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine dell'arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Vergine dell'arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Contempliamo il quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Al nome di Gesù, vi nego che hai istituito l'Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai statuito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.
che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che hai istituito l'Eucaristia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e